Buongiorno da Dino Foto e Video, benvenuti su questa quarta puntata del videocorso di fotografia. Quindi oggi parleremo dell'effetto bokeh, praticamente la fotografia con lo sfocato dietro. Bokeh è un nome che praticamente usano gli inglesi e gli americani, in Italia si dice con lo sfondo sfocato dietro. Quindi oggi vi spiegherò questa tecnica, state con me che dopo la sigla si parte. Sigla! Eccoci qua, come ho detto al rientro del video, oggi parleremo della fotografia con lo sfondo sfocato. Per ottenere questo tipo di fotografia, diciamo che qui ci vogliono delle lenti fisse, però noi con qualche tecnica e con qualche trucco si riesce ad ottenere questo tipo di fotografia che vi metto qua su. Quindi, allora, partiamo dalle lenti. Per fare questa, come ho detto prima, queste foto con lo sfocato dietro bisogna avere delle lenti fisse almeno un 50 mm, che ve lo faccio vedere. Questo, vedete? Questo è 50 mm 1.8. Perché? Perché minore è questo 1.8 il diaframma, maggiore è l'apertura per poter sfocare dietro. Maggiore è il numero, minore è l'apertura. Quindi per ottenere dello sfocato dietro noi dobbiamo mettere il nostro obiettivo alla massima apertura, cioè il numero minore 1.8, 1.4, quello che l'obiettivo vi consente di aprire come massima apertura. Voi dovete tenere conto che più apertura avete nel vostro diaframma e più avete lo sfocato dietro. Quindi se vi trovate in un posto, che ne so, volete fotografare il vostro soggetto, che può essere che ne so, un bimbo oppure un gatto, qualsiasi soggetto che vi piace fotografare, però non volete quello che praticamente c'è intorno, dice io voglio lo sfocato dietro perché non mi piace fare vedere questa, diciamo, questa robina che c'è dietro, voi aprite tutto il diaframma, massima apertura a 1.8. Quindi i tempi di scatto saranno brevissimi. E anzi, qui apro una parentesi: per fare questo tipo di foto ci sono due modalità, modalità manuale e proiettà diaframma, quindi una delle due potete usare tranquilli che va bene. Quindi apertura massima del diaframma consente di avere più luce dentro il sensore e quindi i tempi di scatto saranno molto veloci, come può essere un centesimo, due centesimi, un 125esimo. Quindi questi sono, diciamo, di solito i tempi di scatto che si usano o vengono fuori se usiamo le proprietà di diaframma. Leggo qui, se no dimentico il, e quindi avendo, come ho detto prima, se usiamo quello manuale impostiamo l'apertura massima 1.8 e vedrete che i tempi di scatto saranno su 2 centesimi, 5 centesimi, un 125esimo. Se invece usiamo proprietà diaframma, noi metteremo 1.8, l'ISO usate il più basso che ci avete della vostra macchina, 100, massimo 50, e i tempi di scatto ve lo dà la macchina, perché in proprietà di diaframma il tempo di scatto, perché è una modalità semi automatica, quindi ve lo dà da solo. Non abbiamo bisogno del nostro cavalletto tre piedi, perché questo? Perché essendo che abbiamo tempi veloci di scatto, quindi non abbiamo il problema che possiamo avere dei movimenti, quindi non c'è problema che la foto vi viene mossa. Quindi ripeto, lenti fissi da 50 mm in su
sapete, un 70 mm ancora, un 80 mm diciamo che è la regina dei lenti fissi per fare fotografia, sia un fotoritratto o che ne so, un soggetto magari che vedete fermo, una statua, qualsiasi cosa che voi vi piace con lo sfocato dietro. Se non ci avete questo e avete nel vostro zaino fotografico, ora ve lo faccio vedere, un 18-200 tipo questo, io vi insegno un trucco. Mettete la massima apertura del vostro obiettivo che vi dà, vedete, questo sarebbe 200, mettete il diaframma minimo 1.8, 2.2, 3.5, quello che vi dà, però aprendo tutto la massima apertura dello zoom del vostro obiettivo, vi consiglio di fare lo sfocato dietro. Questi sono trucchi che si usano quando uno si trova in certa situazione che non c'ha dietro magari almeno un 50 mm, quindi non c'è problema di poter fare questa fotografia con lo sfocato dietro. Quindi massima apertura della lente che avete, se è un 200 in questo caso lo mettete a 200, il diaframma, il numero minore che avete nella vostra lente sarà 1.8 o 2.4, 1.4, quello che avete, l'ISO basso, e così voi raggiungete questo tipo di fotografia che vi metto qua su, questa, ok? Chiaro? Allora, vi dovete sempre ricordare, apertura numero minore, apertura maggiore, numero maggiore, apertura minore, che sarebbe questa, vedete? Guarda, ve lo faccio vedere, questo, vedete? Qui, se io apro si stringe, se io chiudo si apre, ok? Questo è quello che conta nella fotografia, diciamo, con lo sfocato dietro. Se avete un 70 mm è tutto a vantaggio vostro, perché la sfocatura che voi ottenete dietro è stupenda, praticamente isolate tutto, si vede solo se una fotoritratto oppure il soggetto che voi avete messo in primo piano, invece in secondo piano tutto sfocato. Con la lente, se avete 18-200 o 270-200, meglio, perché voi aprendo e zoomando il massimo dell'apertura del vostro obiettivo, e in questo caso è meglio che usate proprietà di diaframma, così mettete il numero minore che ci avete e fate lo scatto e vi viene perfetta. Quello che io invece vi dico e vi sconsiglio di usare lo zoom del kit, che sarebbe 18-55, ecco, quello non vi consente di poter fare queste bellissime fotografie, perché a 18 mm è un grandangolare e quindi la massima apertura che può essere è 5.6, quindi fate uno sfocato ma non vi viene. Se lo mettete a 55 potete arrivare 3.6 oppure 3.5, fate uno sfocato, però diciamo è minimo, perché no, l'obiettivo non consente di poter sfocare, diciamo, lo sfondo. Quindi da 50 mm in su fisso, che poi questo volevo, cioè, ve lo dico perché l'ho comprato su Amazon, vedete, questo qui costa 50 euro, e vi posso assicurare che fa delle foto fantastiche. Quindi voi con 50 euro avete un 50 mm fisso che potete usarlo anche per foto paesaggistiche, per qualsiasi, diciamo, tipo di foto, però per fare foto con lo sfocato dietro minimo dovete avere un 50 mm. Se non ce l'avete e vi trovate in certe situazioni, prendete la lente che avete nel vostro zaino fotografico, mettete la massima apertura della lente focale che vi dà, in questo caso questo è un 200 mm, vedete, io lo chiudo, è 200 mm, apro, e questo mi consente di arrivare a 3.6. Non state vicino al soggetto, perché zoomando il massimo, stateci almeno a
4-5 metri di distanza, perché se no vi viene una foto piatta, e voi raggiungete questa fotografia che ve la metto di qua, così vi faccio capire che è stata scattata con 200 mm, questa. Ok ragazzi, un'altra cosa che vi ripeto e vi dico sempre, scusate se ve lo ripeto sempre, scattate in RAW e non in JPEG, perché scattando in JPEG la foto la elabora la macchina e non va bene ragazzi, la foto la dobbiamo elaborare noi invece scattiamo il RAW, scattiamo questo file grezzo, poi in camera RAW noi lo andiamo a sistemare. Se invece vi trovate con degli amici, che so, magari di una scampagnata oppure in pineta, dove ho un'occasione magari all'improvviso, allora potete scattare in JPEG, mettete la modalità, se siete fuori luce diurna, se siete dentro ombra, insomma quello poi vedete voi, vedete come meglio vi viene, e allora in quel caso scattate in JPEG e le foto glieli date. Ma se scattate per voi personalmente, per mettere nel vostro portafoglio fotografico, vi raccomando scattate in RAW e non in JPEG. Poi noi sulla camera RAW andiamo a sistemare tutto quello che c'è da sistemare, cominciando dal nostro bilanciamento del bianco. Quindi il RAW è un file grezzo, anche se poi lo lasciamo nel nostro PC oppure nell'hard disk oppure in una pennina, il file grezzo rimane così. Se invece noi scattiamo delle foto in JPEG e le vogliamo conservare, diciamo che non con la via del tempo le foto perdono di colore e quindi la foto non è più quella che noi diciamo abbiamo scattato quando è stato. Quindi quello che mi raccomando, quando fate foto con diciamo con lo sfondo sfocato dietro, ricordatevi la massima apertura, cioè numero minore apertura maggiore, numero maggiore apertura minore, perché se io stringo da 6 vado a 18 come diaframma ho più la profondità di campo, se io stringo da 18 vado a 8 a 10 la profondità di campo si restringe. Ok ragazzi, questo è quello che dovete sempre ricordare. Quindi numero minore, apertura maggiore, numero maggiore, apertura minore, ok? Che è quello che si usa nelle foto paesaggistiche per avere la profondità di campo, come vi ho spiegato nel video precedente. Io metto a fuoco il soggetto più lontano e tutto quello che è da vicino è a fuoco. Se non avete 50 mm, cioè minimo dovete avere un 50 mm, il trucco per poter fare le foto con lo sfondo sfocato e aprite, zoomate con il vostro zoom che avete nella vostra fotografica, come può essere questo è un 200 mm, vedete, io con questo qui, vedete, 200, lo apro, così è a 200, il numero minore del diaframma che è 4.5, sto a 3-4 metri di distanza dal soggetto perché sennò la foto mi viene troppo piatta e faccio la mia foto e vi viene bellissima. Questo è quello che io vi raccomando. Ok ragazzi, scattate il RAW e nulla, io con questo qui concludo il video. Mi raccomando, scattate il RAW e non in JPEG. Poi se per caso avete un 80 mm oppure ve lo fate prestare, l'80 mm diciamo che è la regina per fare le foto, sia fotoritratto che foto con lo sfondo sfocato dietro, però da 50 mm portate delle belle foto a casa. Quindi io vi saluto, vi aspetto alla quinta puntata del video corso di fotografia gratuito, perché lo faccio volentieri, e niente, se avete delle domande da farmi lasciatele qui sotto che poi io li leggo e vi rispondo. Vi invito a iscrivervi su questo canale pigiando la campanellina, arrivano le notifiche e sarete informati dei prossimi video che io pubblicherò nel mio canale. E con questo io vi auguro un fine settimana bellissimo e scattate, scattate e scattate, perché
più scatti fate, più manualità prendete, perché la macchina bisogna conoscerla bene, e se vogliamo conoscere la macchina si fa così: più scatti fai e più prendi la manualità. Quindi io vi saluto, vi aspetto alla quinta puntata del videocorso da Dino Foto e Video. Concludo e vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!